Papa Francesco si è recato in visita a Lampedusa, isola simbolo degli sbarchi di immigrati clandestini sulle nostre coste, e lì ha espresso quello che è il naturale messaggio della Chiesa verso chi soffre. Nulla di strano. Peccato che i soliti benpensanti abbiano approfittato del viaggio e delle parole del pontefice per rilanciare le proprie posizioni a favore di un'immigrazione incontrollata contro i popoli e le loro identità. A guidare il coro la solita Laura Boldrini dall'alto del suo scranno di presidente della Camera, accompagnata dall'inavvicinabile ministro per l'integrazione Cécile Kyenge. I sostenitori dell'accoglienza incondizionata, gli avversari delle nostre leggi, fingono però di non conoscere le norme in vigore nello Stato del Vaticano in materia di accesso e di soggiorno nel territorio della Santa Sede. Questo dice la legge d'Oltretevere. Coloro che non siano cittadini vaticani per accedere alla città del Vaticano devono munirsi di un permesso secondo un modulo da stabilirsi con il provvedimento del governatore che, previo accertamento dell'identità personale, è rilasciato dai funzionari o agenti incaricati della custodia degli ingressi. Per giusti e gravi motivi da apprezzarsi insindacabilmente dai funzionari ed agenti su indicati, il permesso può essere revocato. Il permesso ha effetto per rimanere nella città del Vaticano soltanto per le ore stabilite con provvedimento del governatore. Il permesso deve essere conservato ed esibito a qualsiasi richiesta. Coloro che si trovano nella città del Vaticano senza le autorizzazioni previste negli articoli precedenti o dopo che esse siano scadute o revocate possono essere espulsi anche con la forza pubblica. Sono tutti buoni con le leggi degli altri.